Niente possibilità di donare per chi è stato recentemente a Roma e dintorni, la zona interessata da numerosi casi di chikungunya, malattia virale caratterizzata da febbre acute trasmessa dalla puntura di zanzare infette. Questa mattina rimandati a casa in via precauzionale alcuni donatori di sangue giunti al centro sociale di Pagani. Una misura necessaria, dovuta e che si basa su direttive nazionali. Stamattina diciamo che su 40 persone che hanno donato, all'incirca 7 persone che avevano soggiornato in maniera transitoria oppure per motivi turistici presso la città di Roma o che semplicemente si sono recati perché hanno fatto scalo, sono stati temporaneamente sospesi e quindi sono stati esclusi dalla donazione. Secondo le direttive nazionali sono stati per questo motivo esclusi tutti i soggetti e le persone che hanno soggiornato anche per 24 ore presso la cittadina. In realtà non ha coinvolto solamente la cittadina di Roma ma anche altre province italiane. Diciamo che dal mese di luglio, dal mese di giugno-luglio in Italia si sono comunque adottati dei provvedimenti che hanno escluso temporaneamente i donatori abituali, i nuovi donatori, che si sono recati in aree dove erano endemiche delle forme virali. Stamattina sono venuti delle persone che in questa settimana sono state a Roma e come sappiamo il fatto di Roma della malaria, per garantire la sicurezza a chi riceve le nostre sacche, il dottore dirigente sanitario dell'Avis di Napoli non li ha fatto donare, proprio in virtù del fatto di questa garanzia a chi riceve la sacca. Anche se noi la nostra donazione la facciamo con l'auto e emoteca, vi garantiamo tutto ciò che garantisce l'ospedale. Ci sono professionisti, infermieri professionisti, dottori qualificati, laddove vi garantiranno quella sicurezza che voi cercate e che l'ospedale vi darà. Intanto l'invito che arriva dall'Avis è quello di continuare a donare per scongiurare emergenze e questa è l'unica strada da seguire per sopperire alle perenni mancanze di sangue nel territorio dell'Agro Nocerino Sarnese. Volevo tranquillizzare i donatori del fatto che abbiamo l'autoemoteca mobile con la quale facciamo le raccolte delle donazioni. E non siamo all'interno dell'ospedale, ma comunque abbiamo tutti gli standard di sicurezza e qualità per donare. Anzi, dirò di più, abbiamo veramente un'equipe medica e di infermieri che veramente ci supporta. Abbiamo sempre il supporto della Croce Rossa in ogni donazione e quindi posso assicurare la massima tranquillità e sicurezza a tutti i donatori in questa situazione.